L'importante è tenere i toni bassi. È morto Francesco Rosi, un grande regista, uno sceneggiatore di cinema e di teatro, un autore. Ancora una grande perdita per l'identità napoletana, ma in questo caso siamo tutti molto attenti ai fatti, a cosa ci ha lasciato Francesco Rosi, a qual è stato il suo atteggiamento nei confronti del cinema, che è l'arte chiave del Novecento e che oggi forse è un po' in crisi, ma se resiste è grazie a uomini come Francesco Rosi. Francesco Rosi, che è nato nel 22, che faceva parte di quella generazione, come stanno ampiamente divulgando i media nazionali e internazionali, quella generazione alla quale appartenevano intellettuali del calibro di Barenson, di Ghirelli, di Patroni Griffi, di La Capria, del presidente Napolitano. Una generazione di napoletani che, formatisi nella temperie della fine del fascismo, hanno preso ciascuno la sua strada. Francesco Rosi è stato un regista che è partito subito fortissimo e che resta nei nostri archivi, nelle enciclopedie del cinema, come il campione di un cinema italiano forte, robusto, che nasce quando il neorealismo non muore, ma si dirama, si trasforma. È stato allievo di Visconti, quindi è anche aiuto di Visconti. È stato allievo e aiuto del grandissimo Ettore Giannini di Carosello Napoletano. Francesco Rosi esordisce con dei film che hanno il nutrimento del neorealismo, no? Di quella grande stagione dei film popolari, ma fatti con uno stile al contrario, molto raffinato, molto profondo. Rosi nasce sullo stesso piano, ma con una personalità già viva, vivacissima, forte, prepotente a volte. Il suo carattere, qualche volta fu definito, questo è curioso, un brutto carattere, perché in Italia, come aveva scritto un giorno Flaiano, chi ha un carattere viene tacciato di avere un brutto carattere. Rosi è un passionale, ma anche un razionale, un napoletano tedesco, qualche volta è stato definito con una di quelle approssimazioni che però servono subito per capirci. E comincia con dei film, La sfida, I magliari, che sono dei film realisti su Napoli e I magliari sui napoletani che appunto lavorano in Germania, che sono pieni di verità, di realtà, ma nello stesso tempo sono pieni di quel ritmo incalzante, di quel modo avvincente di raccontare le cose, con quel senso dello spettacolo, soprattutto della scansione dei tempi, che fu subito etichettato come all'americana. Questo è un altro grande equivoco. È chiaro che il neorealismo italiano, i film americani, hanno avuto entrambi una enorme influenza uno sull'altro. Francesco Rosi era un autore popolare nello stesso tempo aristocratico. Ecco che questi film preludono a Salvatore Giuliano, che è del 61 e che è un film capolavoro, una cerniera veramente nella storia del nostro cinema. Si dice cinema civile, è nato con Francesco Rosi, cinema politico, di denuncia, e sono tutte definizioni giuste, ma ricordiamoci che Rosi è stato soprattutto un grande regista di cinema, nel senso del linguaggio del cinema. Ha utilizzato questo linguaggio nuovo, scattante, direi meno umanistico di quello dei capolavori neorealisti che abbiamo appena citato, ma più profondamente attento a quelle che sono le caratteristiche basilari, eterne del cinema: il rapporto con lo spettatore, la forza anche dell'emozione che deve intervenire accanto alla possibilità di rifletterci sopra. Questi 3-4 grandi film, i primi di Rosi, danno l'impronta definitiva di un cineasta che giganteggerà con le sue diverse strade intraprese, con i diversi film, con una filmografia immensa che si è fermata solo nel 97 con La Tregua, poi è passato al teatro, e che
ci raccontano come siamo stati e come dalle nostre vite e dalle esperienze che abbiamo avuto, noi italiani intendo, noi cittadini italiani e d'Europa, abbiamo attraversato grandi crisi con la possibilità che autori, che grandi maestri come Rosi ce ne dessero tutte le sfaccettature possibili, i diversi punti di vista, perché il cinema è anche, soprattutto, la capacità di darci quei punti di vista che da soli non potremmo mai conquistarci in una vita.